Cominciamo dal primo paziente, maschio, 68 anni, 70 kg, 1,75 m circa, sottoposto nei primi giorni di dicembre a un intervento di sostituzione valvolare mitralica redo per una precedente sonoplastica della valvola mitrale. Era già un insufficiente renale in emodialisi trisettimanale e alcuni mesi prima dell'intervento è stato trattato e ricoverato per un'infezione delle vie urinarie da Escherichia coli SBL. Il decorso post-operatorio inizialmente non è stato particolarmente accidentato, se non per la ripresa della terapia dialitica continua per l'insufficienza renale nota. In G5 sviluppa febbre, sopore, insufficienza respiratoria, tanto da necessitare di reintubazione fino a tracheostomia. Inizia quindi empiricamente il Tazocin che viene proseguito per la presenza da un colturale inviato l'8/12 per una serrazia con l'antibiogramma che vedete in esposto. Interrompo un secondo, in questo caso secondo me è il minimo sindacale il Tazocin. Abbiamo CVVH, recente ricovero con coli SBL, quindi non sappiamo neanche se è sensibile a Tazocin, quindi cioè delle due ha fatto poco questa paziente. Dico, no, adesso magari pian Adesso andiamo piano, no, per dire. Preferirei inserirmi ogni tanto per commentare le scelte, che poi sono state scelte verosimilmente nostre o prevalentemente nostre, quindi. avanti. Ok, a seguire bonifica quindi il CVC infusionale, ma mantiene in sede il catetere dialitico a permanenza e il colturale della punta del CVC risulta negativa. L'11/12 viene fuori il risultato dell'aspirato bronchiale ed è il primo paziente che mostra uno pseudomonas aeruginosa con 10 alla 6 unità formanti colonie, che è sensibile con una MIC di 1 al meropenem, mentre comincia ad essere resistente a tutta l'altra fascia di antibiotici. Viene quindi contattato l'infettivologo e comincia l'escalation della terapia antibiotica a meropenem, sospende il Tazocin e se c'è un peggioramento clinico, riferisce di introdurre anche il linezolid. Peggioramento clinico che c'è e quindi lo introduce. Alla vigilia di Natale viene fuori un ulteriore aspirato bronchiale che oltre allo pseudomonas che mostra precedentemente, vengono anche riscontrati una candida glabrata, uno Stenotrophomonas maltofila e una candida albicans. Per quanto riguarda lo pseudomonas, l'antibiogramma che mostra il 24/12 è praticamente o verosimilmente sovrapponibile a quello precedente, il primo che ha fatto. Il 30/12, quindi siamo più o meno a circa 20 giorni dall'atto operatorio, fa un ulteriore vidiat infettivologico, sospende quindi il linezolid, il meropenem e il caspofungin che aveva iniziato in empirico il 27 per la presenza di candida glabrata e su una diarrea introduce la consulenza appunto infettivologica, introduce la vancomicina e manda la ricerca di Clostridium difficile che risulta negativo e quindi la interrompe. L'emoculture che fa lo stesso giorno risultano negative, viene richiesto un ecocardio negativo per vegetazioni e un beta di glucano che verosimilmente anche qui era negativo. Il 1 gennaio il paziente comunque ha uno shock settico, quindi una clinica da shock settico con un addensamento all'RX del torace non precedentemente visualizzabile. Prima dell'introduzione della nuova terapia antibiotica che l'infettivologo consiglia, come meropenem, caspofungina e levofloxacina, esegue sia le emoculture che l'aspirato bronchiale di nuovo e questa volta, mentre le emoculture continuano ad essere negative, l'aspirato bronchiale
è uguale per quanto riguarda la resistenza e la sensibilità a tutti gli antibiotici, tranne che al meropenem, che questa volta risulta ad essere resistente. Il 6 gennaio... Sì, qua abbiamo messo anche l'Alevo, perché aveva un nell'aspirato precedente, c'era lo Stomatropomonas, e aveva l'addensamento, quindi la caspo, più che altro per lo shock settico, abbiamo messo. Ok. Il 6 gennaio c'è un peggioramento clinico, viene contattato l'infettivologo e inizia lo Zerbazza. Il 7 gennaio le emoculture continuano ad essere negative, mentre ai colturali, appunto, inviati di sorveglianza, l'aspirato bronchiale sembra negativizzarsi per lo Stenotrophomonas e la candida, scusate, e la Pseudomonas, mentre continua ad essere presente la candida glabrata, per cui continua la terapia in atto. Al 14 ancora i colturali di sorveglianza mostrano di nuovo invece la presenza di Stenotrophomonas e candida glabrata, per cui la consulenza infettivologica sospende lo Zerbazza, inizia il Bactrim e sospende anche la caspofungina. Il 14 fa anche però i colturali, le emoculture, che si positivizzano a 111 ore, che corrispondono a circa 6 giorni, per cui più o meno 7 giorni dopo viene bonificato il solo CQC infusionale, da cui viene riscontrata appunto la candida, viene introdotta la nidulafungina su base su consiglio infettivologico e continua il Bactrim come impostato in precedenza. Il 23 torna, rifà di nuovo un broncoaspirato di controllo e viene di nuovo individuato lo Pseudomonas, questa volta sensibile allo Zerbazza, resistente e conferma la resistenza al meropenem, e viene reintrodotta la terapia. Tuttavia il paziente si complica con un sanguinamento gastrointestinale, tanto che l'evoluzione diventa infausta. Secondo paziente, maschio. Domande sul caso, incertezze, perplessità, dubbi. Scusa. Vale. Secondo paziente, 66 anni, 78 kg, anche questo più o meno 1,75 m di altezza, sottoposto anche lui il 12 dicembre a intervento di sostituzione di arco aortico REDU. Iniziale miglioramento e weaning respiratorio eseguito con successo in G2, il 17, circa 5 giorni dopo, febbre, peggioramento degli scambi gassosi, viene reintubato e in corso viene posta pipetazzo, linezolid, fluconazolo in terapia empirica. Il 21-12 viene rintentato il weaning ventilatorio, quindi che viene effettuato, ma reintubato fino a tracheostomia per insorgenza anche qui di shock settico e addensamento polmonare all'RX del torace. Durante il ricovero, in questa viene fatta un'emocultura, vengono inviati i colturali di sorveglianza e al sangue, all'emoculture, viene anche qui isolata uno Pseudomonas eruginosa, che è sensibile questa volta però a meropenem e pipetazzo, mentre non lo è, che è sensibile a pipetazzo, e inizia appunto il meropenem. I colturali a seguire del 24 e del 28 sono negativi, il beta di glucano è 91 in questo caso, per cui sospende il fluconazolo dopo 8 giorni dall'inizio, mentre l'aspirato bronchiale che viene fatto il 2 gennaio mostra anche qui uno Pseudomonas eruginosa che è già resistente al meropenem, quindi è già stata individuata la resistenza. E anche a Tazucine e a Cipro, a cui esatto, era sensibile. A cui era quindi sensibile. È stato esposto solo a meropenem, ma si è fatto la resistenza anche ad altri due che non aveva visto prima. Quindi qua ha fatto il meropenem
forse troppo, ma mi sa che lì era o troppo grave il paziente oppure c'era già la puzza di altre pseudomonas resistente. Adesso io non mi ricordo il caso specifico, né so se l'ho visto io, onestamente io non ho guardato chi ha visto cosa e quando, però per giustificare forse la scelta precedente, vai indietro di un paio di slide, ecco, lì forse... Allora, prima ha fatto Tazocin, ah no, in realtà scusa, aveva fatto il Tazocin, quindi noi l'abbiamo messo sullo shock settico del 21, il Merlin. Sì. Ok. Però era nella stessa camera, nello stesso spazio, in contemporaneo. Quindi la resistenza ci sarà immediatamente. Sì, se la passate. L'altro si è positivizzato infatti a 12 di dicembre. Comunque, su questo antibiogramma viene chiamato l'infettivologo che introduce anche in questo caso lo Zerbaxa. Aspetta, prima ha fatto MRMC a destra, in alto a destra. Sì. Non lo vai giù? Qua, in alto sì. A destra. Continua, menopene, mi introduce ciprofloxacina. Sì, per un isolamento su sangue anche di uno pseudomonas che però era sensibile appunto a pipetazzo e alla ciprofloxacina con una MIC di 0,25. Il 7 gennaio su colture di sorveglianza viene rifatto quindi un aspirato bronchiale, di nuovo presente lo pseudomonas che di nuovo conferma la resistenza al meropenem. Il 14 esegue broncoaspirato emoculture dopo terapia con Zerbaxa che risultano tutti e beta di glucano che risultano tutti negativi ed entra in finestra antibiotica dal 21 e rimane in finestra antibiotica. Ed è ancora in finestra antibiotica dal 21? Sì. Sì. Wow. Fino al 2 era in finestra antibiotica. Terzo paziente, sempre maschio, 76 anni, 80 kg. Viene sottoposto a un intervento urgente di sostituzione valvolare mitralica per un endocardite da MSSA proveniente da altro nosocomio ed edema polmonare. Il decorso postoperatorio è stato complicato da un weaning ritardato per sviluppo di PNX, sottoposto poi a drenaggio toracico, che si è complicato anche con emotorace, per cui è stato controllato chirurgicamente in due tempi. Per cui il weaning respiratorio è stato fatto verosimilmente in G8, estubato inizialmente con successo e proseguiva la terapia dialitica continua fino alla dialisi intermittente. E il paziente era stato posto in terapia antibiotica con pipetazzo e DATTO dal 25 all'entrata per un esame colturale intraoperatorio della valvola positivo per MSSA confermato dal precedente nosocomio, secondo appunto la consulenza infettivologica, e l'MSSA era resistente alla levo. Il 9 gennaio sviluppa, fa delle urinoculture, inizia il fluconazolo per una candida tropicalis trovata, sempre il 9 gennaio su febbre fa anche le emoculture, segue le emoculture, per cui che mostra anche qui appunto uno pseudomonas resistente, pipetazzo, sensibile al meropenem e sensibile questa volta anche allo Zerbaxa con una MIC di 4, per cui viene sospesa la pipetazzo, iniziato il meropenem e viene bonificato da tutti gli accessi vascolari. Tutte le emoculture a seguire del 17 gennaio, 21 gennaio, broncoaspirato e le urocolture sono negative, mentre le urocolture del 21 gennaio continuano ancora ad essere positive per candida, per cui continua il fluconazolo. Viene perciò cambiato il catetere vescicale, sospende la terapia con meropene e DATTO e inizia l'oxacillina come da terapia per endocardite. Esatto. E viene trasferito in reparto. E credo che non sia tornato. No, ok. Esatto, bene. Quarta paziente. Esatto. Ogni tanto. Quarta paziente, donna, 56 anni, 60 kg. È una dissezione di tipo A, entrata il 24-12, sottoposta a sostituzione di arco aortico. Anche qui il decorso post-operatorio della paziente è stato abbastanza complicato da un infarto miocardico con posizionamento di stent su coronaria destra,
politrasfusione, un'insufficienza respiratoria che è evoluta in shock settico il 28-12 e che ha necessitato di posizionamento di ECMO e revisione chirurgica per tamponamento, con anche un periodo con esterno aperto. Ha avuto anche lei necessità di terapia dialitica continua dal 31-12 e ha sviluppato anche una IT che è stata poi trattata. Nel contesto dello shock settico e del posizionamento dell'ECMO, inizia il trattamento empirico con anche lei pipetazzo, levo, linezolid, fluconazolo e oseltamivir su consulenza infettivologica. Partono quindi tutti i colturali e lo screening per antigene legionella pneumococco, la sierologia per micoplasma, legionella e clamidia, i tamponi faringei per virus influenzale e il tampone nasale per MRSA negativo, per cui inizia il meropenem, sospende la levofloxacina per l'antigene e la legionella negativa, perché il 28-12 dall'aspirato bronchiale e dalle emoculture sviluppa anche lei uno pseudomonas che è questa volta resistente con una MIC superiore a 128 a pipetazzo e sensibile al meropenem, e viene confermata la stessa sensibilità e resistenza anche su sangue. Il 31-12 il bronco aspirato è negativo e la consulenza infettivologica che viene eseguita subito dopo, il 3 gennaio, comporta la sospensione dell'inezolid e continua il meropenem con il fluconazolo. Il 4 gennaio però viene confermata la presenza di pseudomonas che questa volta è resistente al meropenem, mentre prima era sensibile, e viene testata anche la sensibilità allo zerbazza, che comincia in quel giorno, sostituendolo quindi al meropenem. Il bronco aspirato di sorveglianza fatto il 14 mostra di nuovo la presenza di questo dello pseudomonas, che è sensibile sia allo zavicefta che allo zerbazza e alla colistina. Le emoculture continuano ad essere, sono questa volta negative, continua lo zerbazza, i colturali di sorveglianza successivi sono tutti negativi e la terapia viene gradualmente descalata e sospesa se il trend continua ad essere negativo. È ancora in corso. Esatto, il 23 era in corso. A oggi è in corso. È ancora in corso. Poi sì, lì c'è qualche piccolo aggiornamento, nel senso che a lei è stato aggiunto a un certo punto la colistina. Sì. È stata aggiunta la colistina perché continuava a non andare bene. Nel frattempo avevamo chiesto che ci testassero anche la fosfomicina sul suo ceppo, che inizialmente non abbiamo aggiunto, poi alla fine l'abbiamo aggiunto ormai 10-12 giorni fa, e quindi sta facendo ancora questa terapia. In realtà l'abbiamo sospesa mezz'ora fa, ma proprio mezz'ora fa, infatti ho detto no, sta facendo fino a stamattina, poi non avevo aggiunto il file di mezz'ora fa. Okay. Per tossicità epatica. Ok, perfetto. Perché domani fa un attacco, lei dopo ha sessualizzato la sua polmonite, per sì, questo non siamo riusciti a sospenderla. Per cui, facendo un attimo il punto di tutto quello che è successo nei pazienti, 3 pazienti su 4 hanno avuto emoculture positive per uno pseudomonas, resistenti fondamentalmente al meropenem, tranne uno con una MIC intermedia. Gli altri che avevano inizialmente una sensibilità per il meropenem sono diventati poi tutti resistenti. Per cui, revisionando la letteratura e rivedendo un attimo le linee guida, rifacciamo il punto su quella che è la polmonite acquisita in ospedale o nosocomiale, che è appunto un'infezione del parenchima polmonare che si sviluppa in pazienti ricoverati da più di 48 ore. In questo gruppo di pazienti ci sono poi le polmoniti associate a ventilatore, che sono un gruppo, come vi dicevo, delle polmoniti nosocomiali che insorgono nei pazienti che sono ventilati
da più di 48 ore e che hanno un rischio di incidenza maggiore di svilupparsi nei primi 5 giorni di ventilazione. Rivedendo i fattori di rischio che le linee guida riportano per lo sviluppo di VAP da MDR e MRSA nello specifico, la terapia antibiotica prolungata nei 90 giorni precedenti, un esordio del paziente e della... prolungata nel senso che prima Chiara giustamente mi ha chiesto, ma se hanno fatto due fiali di cefazolina per l'intervento, allora tutti hanno una terapia nei 90 giorni precedenti, a parte la profilassi, quella la escluderei, prolungata nel senso un ciclo normale, anche un ciclo di 7 giorni è già sufficiente per poter definire un rischio di MDR. È ovvio che c'è rischio, c'è la paziente che ha fatto una settimana di Augmentin a casa, è ovviamente diverso rispetto a uno così, no? Quindi, però se, basandosi solo sulle linee guida, e adesso non mi ricordo se tu l'hai messo o l'ho messo io lo schema delle linee guida IZA, cioè in pratica tutti dovremmo fare un anti-MRSA e due antipseudomonacei, che è oggettivamente un po' tanto. Io ho portato giusto una slide sulle linee guida invece europee, che sono tutte l'anno dopo, sono fatte dalle società europee di anestesisti, di reumologi, di infettivologi, che sono un po' più vicine a quello che noi facciamo di solito, anche senza dire se le eseguiamo, cioè ci basiamo un po' più sulla clinica e sui fattori di rischio, cioè i fattori di rischio sono mediati anche dalla clinica, mentre secondo le linee guida IZA in pratica tutti dovrebbero fare questo. Questo loro se lo possono tra virgolette permettere, perché rispetto alla nostra condizione ecologica, epidemiologica, lo sono messi meglio. Però noi paese dove già buttiamo gli antibiotici dalla finestra, dai veterinari ai medici di base ai medici ospedalieri, non possiamo permetterci per tutte le VAP di fare 3 antibiotici al primo giorno di terapia empirica, mi sembra oggettivamente tanto. Per questo dicevo prima, sul primo caso il tasso c'è stato il minimo sindacale, ma secondo me ci stava. Infatti, seguendo queste linee guida, tutti i nostri pazienti precedentemente visti dovrebbero avere un fattore di rischio più, tutti forse quasi. No, però chi di loro non ha fatto o una terapia antibiotica nei 90 giorni, o ha uno shock settico, esatto, o ha un RDS, o è stato almeno 5 giorni ricoverato, o è in CVH. Per invece Pseudomonas MRSA basta solo la terapia antibiotica per i 90 giorni precedenti. Inoltre, se analizziamo sempre le linee guida IZA, danno come indicazioni ovviamente quella di eseguire una coltura delle secrezioni respiratorie in tutti i pazienti che presentano un sospetto di VAP, che però non è per forza seguita dalla routinaria esecuzione di emocultura se non c'è un ragionevole dato clinico. Questo perché è stato visto che il 15% delle VAP danno batteriemie e solo il 25% delle emoculture positive in pazienti con VAP hanno poi una provenienza diversa da quella polmonare. Inoltre, sempre secondo le linee guida, i campioni ovviamente fatti colturali delle secrezioni respiratorie dovrebbero essere analizzati entro 2 ore e, quando non è possibile, conservati e analizzati entro 24 ore e conservati a 4 gradi centigradi. Ora, per quanto riguarda cosa e come prelevare, le linee guida danno delle indicazioni ben precise, suggeriscono delle tecniche non invasive, perché hanno comparato la coltura delle secrezioni respiratorie semiquantitativa dei campioni ottenuti sia con metodi non invasivi, l'aspirazione endotracheale ad esempio, con metodi invasivi tra cui la fibrobroncoscopia, e hanno visto che il campione
suggeriscono il prelievo di secrezioni con tecniche non invasive perché più rapide e perché non ci sono state comunque evidenze della superiorità dell'uno dei campioni dei metodi invasivi rispetto ai non invasivi nella diagnosi di VAP. Mentre hanno valutato l'importanza dei metodi invasivi nella sospensione, modificazione ed escalation della terapia antibiotica una volta fatta la diagnosi. Sempre dalle linee guida vengono anche date delle informazioni e delle procedure per prevenzione e prevenire l'insorgenza delle VAP. Tra questo l'uso della NIV, la fisioterapia e la mobilizzazione precoce, ovviamente, il mantenimento del capo del paziente sollevato di almeno 30-45 gradi e il cambiamento del circuito umidificato non solo riducono la durata della ventilazione meccanica, ma anche la mortalità e la durata di degenza dei pazienti in terapia intensiva. Tra questi procedimenti c'è anche la minimizzazione della sedazione e infatti le linee guida suggeriscono di tentare almeno una volta al giorno la sospensione della sedazione, se non controindicato ovviamente, e un trial di respiro spontaneo, almeno anche qui una volta al giorno, se indicato. A proposito di questo, ci sono stati però due meta-analisi importanti effettuati, uno su pazienti ricoverati in terapie intensive generali e una specifica nei pazienti sottoposti a cardiochirurgia, che hanno invece sottolineato il dato reintubazione, quindi come fattore di rischio, nella correlazione di sviluppo di polmonite associata a ventilatore e, rubando 5 minuti alla definizione di Hotz-Rasch, che praticamente è un rapporto di probabilità di misura di quanto un fattore di rischio è correlato alla malattia e che ha poi tre possibili risultati, uguale, superiore o inferiore a 1, laddove si presenta superiore a 1, ovviamente il fattore di rischio può rappresentare una causa della malattia. In questa meta-analisi, analizzandola, gli autori hanno preso in esame due casi, hanno preso in esame due casi. Il primo caso, quindi lo sviluppo delle VAP a seguito del ripristino della ventilazione con tubo endotracheale, quindi reintubazione, e hanno visto che l'Hotz-Rasch è di circa 7,57 con un intervallo di confidenza del 95% estremamente ampio. Vuol dire che escludendo tutti i pazienti che hanno o che avrebbero manifestato polmonite indipendentemente dalla reintubazione, tutti i pazienti che vengono messi nelle stesse condizioni in cui l'unico dato è la reintubazione, circa l'Hotz-Rasch di 7,5, la maggior parte rientra in un intervallo di confidenza, quindi è molto probabile che presi a caso possano sviluppare una VAP a seguito di reintubazione. Hanno preso inoltre in esame anche il secondo caso, cioè hanno visto la mortalità associata alla VAP dopo reintubazione e anche in questo caso hanno visto che c'è un Hotz-Rasch generale di 3,3, quindi superiore a 1, quindi con una forte correlazione tra il fattore di rischio reintubazione e lo sviluppo di malattia, quindi VAP, e in particolar modo hanno distinto questo gruppo in pazienti in cui l'estubazione è stata accidentale e quindi hanno necessitato di reintubazione, e in pazienti in cui l'estubazione era programmata. E anche qui l'Hotz-Rasch è positiva in tutti e due i casi, quindi entrambi hanno un fattore di rischio di sviluppare VAP, ma è di 11, quindi estremamente elevata nei pazienti in cui ovviamente l'estubazione è accidentale, ma di 2,5, quindi molto più bassa nei pazienti in cui l'estubazione è stata programmata. Questo dato si correla in egual misura anche con la mortalità in terapia intensiva. La conclusione, valutando anche i pazienti e il sottogruppo di pazienti, scusate, cardiochirurgici, hanno visto che l'unione della SIRS, stimolata ovviamente dalla intrinseca alla chirurgia cardiaca,
più la ventilazione meccanica possibilmente prolungata associata a reintubazione ha dato come valore di odds ratio 9, estremamente elevato, quindi nella sottopopolazione di pazienti, il che sta ad indicare, secondo questa meta-analisi, che c'è un'importante correlazione tra il fattore di rischio reintubazione e lo sviluppo di VAP, per cui la reintubazione deve essere presa in considerazione come fattore di rischio di VAP. L'associazione ovviamente della reintubazione sulla mortalità è differente se il paziente è stato ovviamente estubato in maniera programmata oppure no, che in chirurgia cardiaca è estremamente più alta questa correlazione e che quindi la ventilazione, ovviamente la ventilazione meccanica in questa sottopopolazione di pazienti deve essere presa presa in considerazione e valutata per l'estubazione e la reintubazione. Sempre valutando in merito alle linee guida e nella prevenzione, continuando nella prevenzione appunto della VAP, anche la decontaminazione selettiva dell'orofaringe viene presa in considerazione, sebbene non è raccomandata nelle linee guida di routine perché non ci sono abbastanza dati sufficienti per lo sviluppo di un'induzione di antibiotico resistenza, soprattutto nel lungo periodo. Inoltre anche l'igiene orale con clorexidina e la somministrazione profilattica di probiotici può essere presa in considerazione, sebbene possa ridurre lievemente l'incidenza dei VAP, ma mancano dei dati ancora certi in merito a questa procedura. Non vengono invece raccomandati il sistema chiuso di aspirazione, in quanto non c'è nessuna evidenza che sia migliore rispetto al sistema di aspirazione monouso, e si stanno sviluppando anche dei tubi endotracheali rivestiti di argento che riduce l'incidenza di VAP almeno del 36%, ed è stato visto in alcuni studi questa riduzione. Ovviamente letti cinetici e anche la posizione prona, eccetto con i pazienti con ARDS, migliora l'outcome della VAP. E poi ovviamente il primo fattore di prevenzione è il lavaggio delle mani. Io avrei finito. Aspetta, perché...